Grazie per essere venuti qui oggi pomeriggio così numerosi. Ci sarà questa tavola rotonda sulla figura appunto di Sasha Guitry, che è protagonista dell'omaggio che Bergamo Film Meeting appunto dedica quest'anno a questa figura tanto versatile quanto interessante. Con noi Giulio San Giorgio, direttore di Film TV, che ha scritto il saggio introduttivo all'omaggio nel catalogo che forse avrete tutti voi, e soprattutto Carlo Franzosini, che è scrittore e autore della postfazione di Memoria di un bar, che vedete qui e troverete anche al bookshop del festival. Siccome appunto mi piaceva partire con questa tavola rotonda con una citazione di Guitry, che è: il caso è il travestimento preferito del destino. E quindi volevo insomma pescare a caso una domanda per far partire insomma un po' il dialogo. Responsabilità tua. È una citazione. Ci sono tanti quadri quante sono le commedie che ho scritto. Quelli piccoli rappresentano i fiaschi. Nel cinema di Guitry quali sono i quadri piccoli, se ce ne sono? Tenendo conto che in casa sua i quadri piccoli erano comunque Le Monet, Degas, Goya, Cézanne o Rembrandt. Chi comincia? Vai tu. Allora, cioè, mi devi di scegliere i fiaschi di... Sì, ce ne sono. Sono stati pochi i fiaschi di Guitry. È stato un autore che ha avuto un perenne successo, magari legato soprattutto al suo paese. Era uno scrittore, un commediografo, che era eminentemente francese, eminentemente parigino. Fuori dai confini della Francia il suo successo non è stato paragonabile assolutamente a quello strepitoso che avevano tutte le sue commedie. Pensate che era possibile che in una stagione ci fossero 5 o 6 sue commedie allestite nella stessa stagione a Parigi o nel resto della Francia, diventavano più. Diciamo che da spettatore, perché questa è la domanda, io non ho sentito bene, per quello sto un po' facendo un puzzle. No, mi va benissimo secondo me. Sì. Così, ma si chiedeva... I quadri piccoli, cioè i film magari meno enormi. Esatto, no? Film. Dunque, diciamo che se voi avete visto i film... penso che la critica sia comunque unanime nel dire che quelli che voi avete visto, cioè quelli precedenti ai grandi film storici, sono quelli che dal punto di vista appunto della storia, della critica, sono ancora i più validi. È vero, quando li vedo però io ho sempre l'impressione di la prima cosa che il primo sentimento che mi viene è il rimpianto di non averlo visto sul palcoscenico, perché c'è sempre qualcosa di un po' teatrale in questi, e lo sappiamo perché lui adorava il teatro, no? Anzi lui diceva: il teatro non bisogna amarlo, bisogna adorarlo, il mio non è un mestiere, è una passione. Poi magari sul teatro parliamo, perché parlare di Guitry, chiaro, al Bergamo Film Meeting bisogna parlare del cinema, ma Guitry è stato soprattutto un autore teatrale, un grande attore, un grande autore. Un po' di teatralità appunto c'è in questi film, no? E la stessa teatralità che dicono avesse lui nella vita di tutti i giorni, mentre sul palcoscenico era così disinvolto, era un po' teatrale nella vita. E forse un po' questa teatralità l'aveva trasportata anche in quei film
che voi avete visto. Quelli che non avete visto, che ho guardato scorso dalla lista, non c'erano i suoi grandi film, grandi diciamo come estensione, film storici. Ecco, quelli che sono film considerati normalmente, a parte Truffaut che salvava anche quelli, le sue cose così un po' più datate. Io però devo dire che anche per quello che è, diciamo, la mia, quelli che sono anche i miei libri, diciamo, quel modo di affrontare la storia alla Guitry, no? Lo diceva anche Morando Morandini, cioè una storia fatta di aneddoti, fatta di storie che sono sempre però al confine tra le cose vere e le cose un po' inventate, a me interessano e affascinano. E sono film che vanno al di là di quello che per qualcuno è l'unico interesse. Scherzando, qualcuno ha detto che l'unico interesse di questi film sembra erano film che concentravano in 3 ore 4-5 secoli di Francia. C'erano una serie di attori famosissimi che dicevano battute di cinque parole. E allora qualcuno diceva tutto l'interesse era vedere quando si apre una porta chi comparirà, poi Cimbaldot o Michel Morgan, quel cavaliere che arriva da lontano, chi sarà, Jean Marais o Giraffini. Però devo dire che questa, che è un po' paccottiglia qualche volta, che è un po', io l'ho scritto nella mia postazione, sembra un po' il Museo delle Cere, ci sono tutti questi personaggi, un po' imbalsamati, però io quelli li salverei ancora, quasi più di quelli che vengono considerati in qualche modo sui film migliori, a cominciare proprio da Le roman d'un tricheur, che è la trasposizione delle memorie di un baro, che anche per, forse tu che sei critico cinematografico lo puoi spiegare meglio, anche dal punto di vista della tecnica sono state una cosa originalissima, perché ecco quello che è straordinario in Guitry, che tutte le cose che faceva erano altamente originali, a cominciare da questo suo librettino e da un altro libro, perché si dice sempre che Guitry ha scritto un libro solo, un romanzo solo, e 124 commedie, quindi non è che si risparmiava. Un solo romanzo in realtà, perché poi ha fatto sì, tanti libri. Esatto, no? C'è altri libri di memoria così, ma c'è un altro piccolo romanzo che nessuno cita mai, è un romanzo che era comparso anche quello a puntate su una rivista, ed è anche quello un romanzo originalissimo. Pensa che 1906, diciamo, Pirandello e i personaggi in cerca d'autore sono del 21, quindi mancano 15 anni. Beh, lui mette in scena, in questo romanzo, c'è il personaggio che fa morire dopo al secondo capitolo. E al terzo capitolo questo personaggio si presenta in casa sua e comincia a protestare per il fatto di essere stato eliminato così brutalmente, e assieme se ne vanno per Parigi. È una cosa che, a parte Pirandello, ma anche uno scrittore come Raymond Queneau, che è uno scrittore che forse qualcuno di voi conosce, questo tipo di trama l'ho preso per un libro che Icaro Involato si chiama, che viene considerato una perla dell'avanguardia della letteratura. Bene, quasi inconsapevolmente, da questa la sua forza, perché appunto anche inconsapevolmente fece la voce fuori campo, ma ne parlerai tu. E questa è la forza dei grandi artisti, di fare le cose straordinarie quasi inconsapevolmente.
senza pensarci, senza stare a tavolino, per non parlare poi, ne parleremo poi, della sua tecnica di scrittura, che era anche quella, qualche cosa che aveva a che fare col medium, per la velocità, cioè, ne parliamo dopo. Penso che in quella sì, sì. Qualche... No, chiaro. No, allora provo a rispondere alla domanda pescata e dialogare un po' con quello che diceva Edgardo. Allora, Guitry è interessante vederlo anche per come l'hanno visto, no? Nel senso che Guitry è sempre stato un personaggio estremamente amato dal pubblico, visto con diffidenza dalla critica. Odiato a un certo punto dall'intelligenza francese che non gli perdonava, e poi su questo magari potremmo ritornare, una certa sua posizione in difesa delle istituzioni francesi. Per Guitry la cosa più importante del mondo, della sua vita, era la Francia, era il suo più grande amore. Per cui a un certo punto verrà, come dire, per delle sue posizioni che in realtà potevano sembrare ambigue, ma probabilmente non lo erano, fu tacciato di collaborazionismo e si fece 60 giorni di carcere, 60 giorni di carcere, e quando uscì... Faccio una domanda, anche questo è abbastanza inconsciamente, diceva, ma io mi aspettavo che da un momento all'altro una notte venisse da lì, mi dicesse, mi progesso le loro scuse e poi mi liberasse. Era incosciente, completamente incosciente. Io ho voluto intitolare la mia postazione La leggerezza del megalomane, perché c'era questa doppia anima. No, ma infatti teniamo un attimo, la questione storica in un attimo in sospeso, ma è molto interessante questa cosa della leggerezza del megalomane. Guitry viveva sostanzialmente in una bolla, era un uomo che viveva esclusivamente per il lavoro, nonostante avesse avuto 5 mogli, che però molto spesso, quando diventavano loro moglie, sua moglie, diventavano sue attrici. Una sicuramente l'avrete vista, perché è quella cui dedica i più bei primi piani del suo cinema, che è Jacqueline de Lubac, che è quella che quando lui ha 50 anni lo porta al cinema, cioè lo convince a fare cinema, lui che il cinema lo aveva sempre odiato e deriso. E la cosa interessante è che Guitry, di cui Truffaut diceva che non potevano perdonargli di essere vivo fra alcuni francesi, perché era veramente una personalità enorme, è impossibile, credo, fare paragoni con qualcuno di vivente oggi. Era veramente il teatro in Francia, era stimato da Feydeau, era nella linea Molière, Feydeau, Guitry, e questa è un po' la catena di discendenza. Era proprio lo spirito parigino francese. Personaggio aristocratico, chiuso nella sua magione, collezionava, appunto, lo diceva prima Diana, quadri, manoscritti, aveva la prima edizione, aveva il manoscritto dell'educazione sentimentale di Flaubert, per dire, no? E viveva in questo mondo che era veramente chiuso in se stesso, tanto che lui si presentava al mondo con questi vestiti ottocenteschi, questi cappelli a tesa larga, tra l'altro sceglieva per ogni sua moglie uno stilista che la vestisse. Era veramente un personaggio completamente fuori dal tempo, ma fuori da tutto, no? E questo ci fa capire un po', come dire, che per Guitry la cosa più importante era la Francia e il teatro, no? Lui perché venne tacciato di collaborazionismo? Perché non voleva che i teatri francesi chiudessero, e quindi con il suo rapporto privilegiato che aveva per la sua esposizione, aveva dei rapporti con gli occupanti per far sì che loro non chiudessero i teatri, soprattutto. Poi fece liberare anche dei prigionieri, eccetera, ma non gli perdonarono mai questa vicinanza. Ecco, tutto questo per dire
Che Guitry è un da cineasta, è un cineasta che è completamente fuori dal mondo, nel senso che è uno dei registi che arriva al cinema a 50 anni, invitato dalla moglie. Il cinema l'aveva fatto nel 1915 per un documentario anche lì di matrice nazionalistica. E sostanzialmente si inventa un modo di fare cinema, un modo liberissimo di fare cinema, per cui anche nelle sue opere che vengono considerate minori c'è una libertà formale amplissima. Voi avete visto ad esempio Bonne Chance, che è il suo primo film, diciamo, ufficiale. È un film, come dire, che sembra richiamare certo Lubitsch, certa commedia sofisticata americana, ma è anche un film dove a un certo punto c'è questa macchina impiantata su un'automobile e si svela il dispositivo della camera car e si dice: guardate questa macchina, questo movimento, cioè si riflette sul cinema. E siamo nel 1936, cioè è un regista che ama il gioco. È un regista che ama, non vede il cinema come qualcosa che ha un'aura elevata, no? Se pensate a un cineasta come Bresson è un regista che ogni film è alla ricerca dell'assoluto, no? E Guitry no, Guitry è un regista che, per cui il cinema è qualcosa che deve avere a che fare col pubblico, perché Guitry era una persona, è un artista per cui il pubblico era la cosa più importante, no? C'è questa frase molto famosa sua che dice: mettete 1000 imbecilli in una sala, diventeranno un pubblico intelligente, no? Questo è un modo, se gli date l'occasione, questo ancora dice ancora di più, sì, no? Del rispetto che aveva del pubblico. Quindi Guitry in realtà è un regista che pensa al cinema come gesto non assoluto, non cerca l'opera d'arte, non cerca il capolavoro. Per questo la sua pratica è molto giocosa sin dagli inizi. I film, adesso qui metto in dialogo con quanto dicevi tu, i film a cui si riferiva Edgar sono ad esempio film che non avete visto, che sono Le Perle della Corona, Si Parigi mette con te, Si Versailles mette con te, che sono delle lunghe cavalcate nella storia di Francia. Se devo farvi capire un po' come funzionano questi film, voi pensate al Diavolo Zoppo, Le Diavolo Atto, no? Quello che avete visto su Talleyrand, raccontato con la stessa ampiezza di Romanzo di un Baro, no? Sono delle lezioni di storia che penso intriguino Edgardo per la tua propensione alla storia reinventata. Esatto, no? Io cito sempre Kipling, che diceva: una storia è vera finché dura il racconto. Esatto. Poi sugli aforismi che riguardano la verità e la finzione nell'arte, anche le opere di Guitry sono pieni, e anche lui stesso a un certo punto, quando in qualche modo lo avevano accusato appunto di prendersi troppe libertà, tirò in ballo addirittura Diderot, che diceva che appunto i grandi autori sono quelli che mischiano il vero col falso, e non solo, ma anche il grande Degas, che lui amava come tanti grandi pittori, artisti francesi, perché lui sapeva, come hai detto giustamente tu, lui, il suo mondo era la Francia. E anche Degas diceva: se vuoi fare del vero, per rendere vero il vero ci devi mettere del falso. Se tu cominci a parlare del vero e del falso con me, mi inviti un po' a nozze, certo, però certo. Andiamo fuori dal seminario. No, ma in realtà
E in realtà è uno dei punti cruciali questo, no? Nel senso che Guitry racconta in queste cavalcate la storia di Francia in maniera anche molto didattica, addirittura c'è un suo film che è Remontant les Champs-Élysées, in cui è un maestro, no? Che insegna agli alunni la storia di Francia, reinventandola un po' a suo piacimento, con molto brio e forzando alcune questioni che poi vabbè, gli verranno rifacciate. Sì, sono andati anche a fargli le pulci, sì, sì, perché sì. No, a quell'epoca non c'erano i centesimi, certo. Questo è un po' ridicolo. E infatti poi questa è la cosa interessante, nel senso che c'è una grande vocazione, diciamo, alla cura del patrimonio culturale francese, dall'altro c'è una grande libertà inventiva, e questa libertà inventiva è quello che poi verrà rispettato tantissimo dalla Nouvelle Vague, dai registi francesi che sostanzialmente ammazzeranno tutti i padri a parte Renoir e Guitry. E perché tengono Renoir e Guitry? Perché sono due registi in qualche modo il cui gesto cinematografico ha a che fare con un'apertura della finzione nei confronti della realtà. No? Voi avete visto i titoli di testa di Guitry, sono tutti dei titoli di testa dove lui presenta le maestranze, dove rompe subito, immediatamente, cioè ti dice questo è un film che si sta facendo. E tutto Guitry all'insegna, cioè, è un po' quello che dicevo prima nella presentazione del film, no? Cioè voi quando andate a teatro vedete degli attori che stanno recitando, che però sono lì, no? E quindi, come dire, la richiesta della sospensione dell'incredulità è diversa rispetto al cinema, no? E Guitry è come se portasse la teatralità nel cinema, nel senso che è come se volesse a tutti i costi fare sentire il presente della realtà anche nella finzione. E questo lo fa soprattutto lavorando su un artificio che ha molto a che fare anche col suo corpo, cioè Guitry quando è in scena è sempre Guitry. Qualsiasi personaggio interpreta è sempre Guitry, parla con Guitry, come dire, lo stesso incedere, le stesse battute, risponde a quello che il pubblico si aspetta che Guitry faccia, no? Non c'è un personaggio nella storia, nella carriera di Guitry che sfugga a come dire, l'idea platonica che noi abbiamo di Guitry, no? E questa è la cosa che affascinava estremamente la Nouvelle Vague, che voleva liberare il cinema da gli studio, le cose ingessate, i film in costume, cioè quelle cose che in qualche modo erano fuori dal mondo, no? Guitry, che era una persona completamente fuori dal mondo, Guitry viveva nella sua bolla dorata di lusso e di lavoro, come dire, indefesso. Guitry morirà lavorando, dirigendo film dal letto di morte, era la cosa più importante per lui, però questa persona che viveva nella bolla che si era costruito faceva un cinema, e qui secondo me diventa ancora molto più moderno del suo teatro, cioè faceva un cinema che voleva essere, che era modernissimo, perché si liberava, cercava di liberarsi con una grande gioia formale, libertà formale da quella che era la tradizione. Tanto che poi Guitry è un regista che solca tutta la storia del cinema successivo, cioè Orson Welles, Quarto Potere, L'Orgoglio degli Anderson, probabilmente non sarebbero stati quei film lì se non avesse conosciuto Guitry. Non ci sarebbe stato René, Godard, non so quanto avrebbe fatto se non... Tra l'altro nella Cinese, che è il film in cui Leo cancella piano piano i nomi su una lavagna, lasciando quelli che servono per la rivoluzione, no? E Guitry, che era il massimo del conservatorismo francese, è il terzultimo a essere cancellato, l'ultimo è Brecht, no? Quindi c'è un grande rispetto ma anche una grande capacità
arrivare al cinema in maniera totalmente libera e inventare un cinema. E questa invenzione, come dire, è un'invenzione che c'è anche nei film minori. Cioè, certo, Romanzo di un Baro è il film maggiore di Guidrini, il capolavoro, quello che. Però tutta questa gioia di libertà formale c'è in tutti i suoi film. Forse ecco, quelli minori sono quelli più ingessati da un punto di vista del teatro filmato, che però il teatro filmato era la cosa che era la più rivoluzionaria di quello che faceva, che però sono quelli magari come Le mode Cambronne, no? Che però quello è un film girato in un pomeriggio per, come dire, tramandare i posteri una pièce teatrale, no? Ma sono pochissimi i film di Guidry che non sono ricolmi di invenzioni e con questa capacità di far traspirare la finzione, l'autobiografia, il gioco del fare le cose. E la gioia, come hai detto tu. Invece François Truffaut, che lo amava, che lo adorava, che aveva sulla sua scrivania quella foto di Guidry ormai prossimo alla morte, che lavora però ancora, si è fatto installare vicino al letto una di quelle macchine per il montaggio. Certo, la moviola. E c'è questa foto che è molto bella, lo si vede un uomo fragilissimo ormai, un uomo che era stato, l'avevano soprannominato Monsieur Moi, signor io. È fragile, e poi però il lavoro che era la sua grande passione. E appunto Truffaut cosa diceva? Truffaut era il regista che sappiamo, ma era bravo anche quando scriveva a trovare l'inquadratura giusta. Diceva: avete presente quando si dice alzarsi col piede sbagliato? No? Quello di malumore, perché sembra che si sia alzato questa mattina col piede sbagliato. Bene, Sacha Guidry forse si è alzato tutte le mattine della sua vita col piede giusto, perché dà sempre questa impressione di gioia nei suoi film, ma anche nelle sue commedie, che è impagabile. Lui lo diceva: amate la vita perché ve la renderà tutti, ve la renderà tutti. Poi appunto le sue ombre sono state quelle della magari parliamo adesso del collaborazionismo, che anche qua bisogna sempre nello stesso periodo Jean Cocteau fece cose forse peggiori, però incredibilmente, come succede spesso nella storia, nessuno gli ha chiesto il conto. Io ricordo un po' di tempo fa c'era una pièce che poi diventò anche un film, non ricordo adesso il nome, forse La Torre di Babele, così, che parlava della storia di Furtwängler e di von Karajan. Furtwängler, questo grande direttore d'orchestra, finita la guerra, venne messo epurato in pratica, perché era stato, secondo loro, un simbolo, uno del nazismo, eccetera. In realtà von Karajan, che diventò invece quel grande star mondiale, non aveva una testa del nazismo, ne aveva due, uno come tedesco e uno come austriaco, però andò. Secondo me il peccato che non perdonarono a Guidry è stato quello di questo suo libro che scrisse da Giovanna d'Arco a Petain, in cui faceva una celebrazione di Petain. Ma ti dirò di più, c'è un'altra cosa forse che legata al libro. Lui a un certo punto a Parigi presentò il libro e raccolse, durante la presentazione del libro, i fondi per le vittime dei bombardamenti degli alleati. Questa, secondo me, è stata la sua. Poi per il resto, appunto, l'ostentazione, ma quella che era di tanti, no? Non è che
E quindi quella mattina lo vennero a prendere, lui c'è questa, non è una foto perché non penso che ci sia una foto, ma il racconto è di lui che esce ed è veritiero con delle ciabattine color verde e in giacca da camera. Tra l'altro Truffaut, che era appunto, abbiamo detto, il suo grande ammiratore, nel film L'ultimo metro fa un accenno, perché se vi ricordate a un certo punto l'attore, che mi pare fosse Jean Poiret, cosa fa? Che era il direttore del teatro dove recitava appunto De Pardieu e Deleuze, e una mattina viene arrestato anche lui in vestaglia e ciabatte, no? E Truffaut, voce fuori campo, dice questa cosa che è molto guitriana, cioè una battuta molto che avrebbe potuto firmare. Tra dettagli, una mattina venne arrestato, ma la sera stessa venne liberato grazie a certe sue conoscenze. La mattina dopo venne arrestato per colpa di certe sue conoscenze. Questo è un po'. Ecco, la storia di collaborazionista è un po' in questa sì, c'è una leggerezza del potere lì, no? Cioè una persona che vive completamente fuori dal mondo, e che fa quello che gli sembra sia giusto fare. Esatto. Scusa se ti interrompo. No, poi... Poi, perché la mia memoria è un po', non è più quella di una volta, quindi ogni tanto affiora qualcosa e abbiate pazienza. Quando lui filma e diciamo, scrive, poi filma il Diavolo Zoppo, i suoi detrattori dicono, ecco, ha voluto parlare di Talleyrand, cioè l'uomo che ha servito tutti i regimi, perché si sentiva in colpa. E lì in questi suoi film lui prendeva appunto del vero e del falso, e prendeva una frase di Talleyrand che è la giustificazione forse un po' a quel suo comportamento. Talleyrand a un certo punto disse: io ho sempre servito la Francia, non ho mai cospirato, se non quando la metà della Francia era da quella parte. Nel senso che era un po' la Francia che in qualche modo cercava qualche capo espiatorio per un collaborazionismo che era stato di tanta parte della popolazione e con dei episodi atroci, come quello del velodromo d'Ivry, in cui i francesi, non i nazisti, ma i francesi, avevano contribuito in maniera determinante a portare sui vagoni che andavano verso Auschwitz i loro stessi concittadini francesi. Sì, tanto che questa... Ma forse stiamo prendendo... Cioè, la domanda stiamo... Sì, andando, vabbè. No, tanto che questo episodio della prigionia, ma soprattutto quello di essere stato visto come un traditore della Francia, quando lui pensava invece di fare sempre, di difendere sempre il merito della Francia, segneranno poi tantissimo gli anni a seguire, tanto che il cinema di Guitry, che prima dicevamo gioioso, poi con il passare degli anni diventa tristissimo, marcio anche, ma amaro, diventa sempre più insomma lucidamente disperato. E questa cosa nei film subito dopo insomma la prigionia è evidente. Ad esempio c'è un film che avete visto che è Donne-moi tes yeux, che è forse
uno dei due, tre melodrammi di Guitry, dove racconta un uomo che sta diventando cieco e che in qualche modo è anche... che però cosa fa questo uomo che sta diventando cieco? E un po' lì sta parlando del suo accecamento nei confronti della storia, cerca di salvare l'amata dallo stargli vicino, cioè cerca di allontanarla per salvarla, no? E ci sono un po' di film che Guitry fa in qualche modo in dialogo con la sua, con questo trauma qua. Uno sicuramente è Il diavolo zoppo è proprio un film di un diplomatico che pensa alla Francia prima di tutto, no? Ma è anche un film di una tristezza immensa, no? Sempre con il garbo e il brio della sua scrittura, ma di un'ineluttabilità, no? Drastica. Ma poi magari sul periodo cupo di Guitry ci ritorniamo dopo aver pescato un'altra parte. Sì, abbiamo pescato. Interagiamo con il caso. Allora, De Bourreau si chiude con una sequenza commovente, quella di preparazione del figlio al debutto teatrale. Chi ha colto l'eredità di Guitry lasciandosi plasmare dalle sue mani e facendosi guidare dai suoi consigli? De Bourreau, ecco, a me viene in mente nella galleria appunto delle foto di Guitry, c'è una foto di Guitry che ha 5-6 anni, vestito da Pierrot come De Bourreau, perché De Bourreau c'era nella... Sì, sì. De Bourreau appunto è questo mimo, quello poi che anche Marcel Cadet si ispirerà nella figura di Baptiste, nell'Enfant du Paradis. E in questa foto c'è il Guitry, 6 anni, il padre Lucien, che era questo grande operatore celeberrimo. Ed è la prima volta che Guitry fa l'attore, e da lì comincia lì in qualche modo la sua carriera. E c'è questa storia, tutte e due esattamente con lo stesso ambito, e c'è questa storia che è una delle storie più importanti, quindi, che è la storia del rapporto suo con il padre, e qua poi ne parliamo. Sì, sì. Sullo specifico della domanda, chi ha raccolto l'eredità di Guitry in Francia? Ma ci sono, in Francia anche adesso, se voi scorrete il programma teatrale, così, ci sono ancora tante commedie di Guitry sul palcoscenico. E tanti attori famosi, anche attori cinematografici, hanno recitato Guitry, Claude Brasseur, Pierre Arditi, Lucchini. Lucchini, ecco, in qualche modo in questa sua verbosità è quello più vicino a lui. Infatti, non a caso, è il protagonista del film Beaumarchais Insolent, che è tratto da una commedia, liberamente tratto da una commedia di Guitry, in cui Guitry dice questa cosa che è un po' appunto disegna un'altra volta e conferma quello che stiamo dicendo da un po'. Dice: qual è la cosa che dà fastidio agli altri e per cui io passo per insolente? Perché io ho la felicità e ho il successo. Tutti quelli che hanno il successo vengono percepiti dagli altri come degli insolenti. Poi io, guardando, quando preparavo la postfazione, ho visto che uno degli attori che ha più lavorato su Guitry è stato un attore che però a noi dice poco, si chiamava Jean Piat, ed è quest'attore francese che forse i cinefili ricordano, perché nel film di Buñuel, La Via Lattea, è quello che a un certo punto c'è un
un duello tra un gesuita e un giansenista, e diciamo Pilar è il giansenista. Lui è stato uno di quelli che ha portato sul palcoscenico più commedie forse di Vitry di tutte quelle che di tutti gli altri attori. Ma per gli attori francesi comunque Vitry è comunque sempre un modello. La cosa particolare, cioè, lo dicevo anche prima, che in Italia, che pure aveva alcuni attori che potevano essere attori adattissimi alle sue commedie, io, a me viene sempre in mente uno che è un attore che sottovalutato, ma che era un grandissimo attore, che era Alberto Lionello, che ha fatto un con scarso successo in una messa in scena di Vitry. Ma tutti gli altri, mentre Feydeau in Italia comunque ha avuto dal punto di vista teatrale una certa diffusione, Parenti e altri attori, lo stesso di Vitry no. Eppure qualcuno dice che Vitry era un Feydeau più sottile, forse. Io lo dico, è un Feydeau che aveva sostituito i giochi di parole con i moti di spirito, per i moti di spirito, perché la grande forza ancora adesso questo delle commedie di Vitry sono i dialoghi, dialoghi che diceva sempre Truffaut sembravano non scritti ma stenografati per la velocità, no? Poi però è vero che all'interno di queste commedie ci sono questi dialoghi, poi magari c'è il monologo che se ascoltato da Guitry ha un suo valore, altri forse un po' di verbosità francese, di verbosità guitriana è rimasta un po' nei film francesi, forse l'eredità, l'eredità però che personalmente come spettatore avrei fatto almeno una certa verbosità, però senza lo spirito le trovate. Ma in realtà Guitry è un po' come se fosse un genere a sé, no? Del cinema francese, tanto che solo negli ultimi anni, ad esempio, c'è stato Mon Crime di François Ozon, è un film profondamente guitriano, non so se l'avete visto. Se non l'avete visto ve lo consiglio perché è veramente uno spasso. Ma anche c'è un altro regista che ama molto Guitry, che si chiama Nicolas Parizet, che ha fatto un film che si chiama Le Parfum Vert, il profumo verde, il mistero del profumo verde, che è stato distribuito. È un giallo anche lì con dei dialoghi scintillanti, che sa molto di Guitry, ma per esempio il film di Olivier Assayas, che è un regista che sembra lontanissimo da Guitry, che però è figlio della Nouvelle Vague, e quindi l'ultimo film di Olivier Assayas è proprio un omaggio a cuore aperto a Sacha Guitry, e lo vedrete tra un po' di mesi, credo, in distribuzione. Il lascito di Guitry, però lo dicevo prima, cioè parte da Wells, la Nouvelle Vague, eccetera, ma arriva veramente ai giorni nostri, tanto che non so, gli ultimi film di Alain René, quelli di impianto teatrale, sono profondamente figli di Guitry, penso, non so, l'ultimo film di Alain René è proprio un omaggio a Guitry, no? Aimé Boisjoté. Ma anche il cinema di Wes Anderson ha molto a che fare con Guitry, no? Guitry è veramente segnato la storia del cinema in una maniera, però, appunto, da persona che si godeva il cinema e non da persona che rivendicava un assoluto. Quindi in qualche modo è un regista che veramente viene dimenticato e ricordato a ondate, no? Ogni 10 anni, grosso modo, Guitry ritorna in auge. Però la questione di De Bourgogne è una questione in realtà interessante e ci aiuta a entrare un po' nella questione del rapporto padre-figlio, perché De Bourgogne è un testo assolutamente vertiginoso, no? Nel senso che innanzitutto, come diceva Edgardo, rappresenta un po' la prima testimonianza di Guitry in scena, no?
D'altro canto, di Bourreau è un film appunto su un rapporto padre-figlio complicato, se vogliamo dare un femminismo, ma fate conto che a un certo punto della vita Guitry, che era ossessionato dalla figura paterna, il padre è stato anche sua madre, cioè la persona con cui lui è cresciuto, i suoi avevano divorziato, il padre a un certo punto l'ha rapito e l'ha portato in Russia, dove lui recitava per lo zar, insomma è una storia assolutamente incredibile quella di Guitry e di suo padre. Poi a un certo punto della loro vita Guitry si innamora, o forse un sistema di proiezioni fantasmatiche un po' bislacche, sostanzialmente si sposa con un amante del padre, no? Il padre che lo aveva come dire, appena preso come attore, nelle sue, il padre è un grandissimo attore, il più grande attore di quegli anni, di quell'epoca, quando Guitry era piccolo, e sostanzialmente il padre, che già non voleva che Guitry facesse l'attore, poi lo prende a fare l'attore, però gli dice di chiamarsi in un'altra maniera, e lui sposa l'amante del padre e Guitry, e Lucien Guitry, il padre, a un certo punto lo allontana dalle scene perché lui arriva una sera in ritardo a una rappresentazione in maniera un po', diciamo, prepotente. Sì, no? E poi il padre, che almeno poi anche su questo si è un po' fiorito, una sera in ritardo, ma con una parrucca sbagliata. Senza parrucca, io sapevo. Senza parrucca, sì. Anche quella, sono quelle storie. Esatto, va bene. Senza parrucca. E gli dà una multa, dice il teatro è una cosa seria. E questo è un pretesto, la realtà è che c'era anche questa. C'era questa questione della donna, ma la questione interessante è che Guitry, Sasha, comincia a scrivere delle pièce che sono tutta una sorta di rincorsa e di omaggio verso la figura del padre. È come se in qualche modo cercasse di esorcizzare, di far sì che l'arte curi quella ferita. E sempre di più in un sistema veramente di imitazione, quasi veramente al limite dell'incesto, direi, la figura di Guitry inizia sempre di più a imitare la figura del padre. I due, tra l'altro, si ritrovano quando, proprio in un momento in cui Lucien va a vedere una rappresentazione di De Bourreau e lo accoglie fuori dal teatro e si rincontrano proprio su questo testo qui, no? Che è un testo che finisce insomma con un padre che cerca di prendersi cura e di tramandare al figlio, no? L'avete visto. Non solo, poi De Bourreau diventa in qualche modo il film, il primo grande film testamentario di Guitry, il primo grande film terminale, del suo periodo terminale. Guitry, il film finisce con questo padre che si prende cura del figlio. Guitry, nonostante i 5 matrimoni, non avrà mai un figlio, ha cercato invece per tutta la vita di rifare, di riattivare, di riportare in vita il padre, o quantomeno il loro legame. E questa rincorsa ha, diciamo, il suo apice in un film che è Les Comédiennes, che avete visto, dove a un certo punto Sasha interpreta sia Sasha che Lucien. Il film si apre con un piccolo omaggio documentario a Lucien, le uniche immagini in movimento di Lucien che esistevano. Insomma, c'è tutta questa cosa nel cinema di Guitry che è un... cioè, quale filiazione ha avuto? Ha avuto una filiazione, diciamo, di imitazione, di una libertà, ma ha sofferto, cioè è il cinema di uno che è sempre stato figlio ma non è mai riuscito a essere padre. Ma non solo biologicamente, ma anche proprio a livello della produzione, nel senso che è un regista che poi è stato, come dire, continuamente dimenticato, no? È sempre stato un segreto alla fine Guitry, fuori dalla Francia, no? Sì, sì.
e anche in Francia è sempre stato un classico dato un po' per scontato, no? A parte che da questi registi che hanno continuamente omaggiato e dagli attori, dagli attori. Adesso mi hai fatto vedere in mente anche Michel Serrault, che forse tra i più conosciuti, sono tra gli attori. Anche lui aveva interpretato più volte che qui e fece il comédien, anche lì molto liberamente, comunque la trama è quella. Sì, tra l'altro il comédien era un film, era una pièce che Guitry scrisse su una figura che sembrava essere suo padre, ma che non era chiamata Lucien Guitry. No, no, è solo quando diventa un film che viene indicato. E lui appunto cercò se cioè questo, come dicevi tu, questo doppio movimento di allontanamento, di avvicinamento, no? Alla figura del padre, quando lui lascia appunto il padre, si mette e comincia a scrivere delle commedie e finalmente ha successo e dice questa frase: avevo un cognome, adesso mi sono fatto un nome. Il cognome era quello del padre. Vedete, questo lui era il re di queste battute, di queste. È impossibile parlare di Guitry senza che poi ti vengano in mente queste qua e là, queste cose che facevano, erano poi quelle che facevano sì che avesse quel successo tra il pubblico. Ecco, il pubblico, abbiamo parlato prima del pubblico, lui diceva, anche con un po' di civetteria, diciamo, che era il pubblico che scriveva le sue commedie, nel senso che lui capiva se dopo una battuta, se c'è quella frazione di secondo in cui non è arrivata la risata, e beh, c'è qualcosa che non va, allora la devo. Quindi, cioè, il pubblico è lui che scrive in qualche modo la commedia. E non solo, diceva anche quest'altra cosa, cioè, i personaggi, io metto lì i personaggi, e sono i personaggi che in qualche modo dai personaggi scaturisce la battuta. Io non faccio quasi nulla, nel senso che guai se io magari gli impedissi di dire quelle cose che vogliono dire, no? O magari fa ancora peggio se gli impedissi di mentire quando vogliono mentire. Anche lì sulla menzogna lui diceva: cos'è l'attore, la prima virtù di un attore, qual è secondo te? E dice: la prima virtù di un attore è saper comunicare al spettatore dei sentimenti che lui non vuole. Qua siamo un po' su guerra, forse, no? Oppure diceva: devi metterti nelle condizioni di mentire sapendo di ingannare. Questo era sempre tutto, era sempre legato a questa. E appunto un'altra cosa, a me ha ricordato, ho visto l'altra sera un film su Fellini, a un certo punto Fellini dice una cosa che vale per tanti autori e vale secondo me anche per Guitry, e lui l'ha detto in qualche modo sotto altre forme, e Fellini dice: le prime due settimane sono io che dirigo il film, dopo è il film a dirigere me. E lì è qualche cosa che succedeva anche a Guitry. Lui in due settimane scriveva quattro commedie, anche se anche lì, sapete, c'è tutto da... Beh, però ne ha fatte 124. Ha fatte 124. Lui diceva: ma certo, io mi diverto a scrivere e non faccio fatica, se facessi fatica non lo scriverei, farei un altro lavoro. Poi qualche volta con regia mi diceva: sì, l'ho scritto in 3 giorni, ma è 2 anni che ci sto pensando. Però c'era questa cosa un po' medianica, no? Quest'opera che in qualche modo veniva, come succede a un altro grande scrittore, Simenon, anche lui. Simenon ha scritto delle cose meravigliose, dei romanzi meravigliosi, ma se voi andate a leggere le sue quelle che sono
i suoi dictee, cioè le sue, le sue memorie, no? A parte una, quella che, in cui parla della figlia, ma le altre sono opinioni che potrebbe avere il farmacista, ma da scrittore è meraviglioso, cioè da romanziere, ma perché entra in una specie di trance, era la stessa trance secondo me che aveva Guthrie quando scriveva le sue commedie, qualche cosa che gli veniva dalla sua facilità. E vi dirò, ogni tanto, forse anche per lui, perché c'è qualche difetto da trovare, spesso la sua facilità di scrittura è stata un handicap, perché facilità di scrittura vuol dire che le prime frasi sono comunque quelle che vanno bene, e tante volte, insomma, un po' di... Sì, non tutte sono tutte, c'è un po' di semplificazione, però, insomma, era... penso che doveva pagare a tutta invece quella sua grande capacità di... Per esempio, una cosa straordinaria nelle sue commedie è che sono delle situazioni assolutamente banali, sempre lui, lei, l'altro, eccetera, ma lui riusciva con le trovate teatrali, trovate che fa uso tantissimo, ne hai citato nel suo film, no? Le cose che lo rendono unico, no? Giocoso, sono pochi. Poi si bisognerebbe parlare del rapporto di Trico Gioco, era un grande giocatore, no? Infatti. Ma la cosa anche qua... Anche lì imitando il nonno. Imitando il nonno. Il nonno era questo scrittore, diciamo, trascurabilissimo, scriveva romanzi d'avventure, memorie di processi famosi, e morì in assoluta povertà, in un ospizio per attori, e gli lasciò in eredità questo suo metodo, che era un metodo della roulette, che l'aveva poi rovinato, e che non riuscì a rovinare Guthrie perché... E poi è quello che vedete in romanzo. E poi quello che è quello, i numeri vicino allo zero. Io per scrivere un po' la postazione mi sono un po' documentato, perché non c'è niente di più lontano da me il gioco d'azzardo. No, il gioco mi piace, ma il gioco d'azzardo non mi ha mai interessato. Cosa sono? Questo schema per cui si giocano solo 16 numeri, quelli che vanno, mi pare, sono 9 a sinistra dello 0 e 7 a destra dello 0. Bene, che già non è, cioè già diciamo, limitare a questi numeri il gioco non è facile. Bene, il nonno ne aveva limitato solo a 5 numeri, no? E lui diceva. Parlava del gioco, no? E diceva, è incredibile, io ho tanti difetti, però non mi potete negare una cosa, sono fedele, sono una gran fedele. Io sono fedele da 30 anni a questi 5 numeri e li ho sempre giocati. Dico, arrivo lì sul tavolo, il tavolo verde, mi dico no, non li devo giocare, ma poi alla fine li gioco. Perché li gioco? Per due ragioni. Uno, perché magari sono appena usciti, due, perché non sono ancora usciti. E quindi lui continuava a giocare. Poi le cose che scrive sul gioco sono meravigliose, perché noi siamo abituati agli scrittori giocatori, no? che hanno sempre vissuto questa loro passione con un tormento, con sensi di colpa. Dostoevskij, anche Tolstoj, perché Tolstoj ne parliamo sempre del grande Tolstoj, amico dell'umanità, ma da giovane era un giocatore, nei suoi diari parla sempre. Oppure il nostro Tommaso Landolfi, che è questo scrittore che era ossessionato dal gioco. Ci sono delle pagine molto belle di lui che arriva a Sanremo, stiamo un po' andando, però se ci ritorniamo. Lui arriva a Sanremo, ma è meraviglioso, per poi farvi capire che cos'è il gioco. Arriva a Sanremo, prende un albergo, un hotel, una camera, un hotel di fronte al casinò, e subito va a giocare, poi perde, ritorna lì,
alla mattina alza le tapparelle e vede le donne che stanno facendo la pulizia e dice su questo dai, e le spinge a far questo, a finire le pulizie, tormentoso. Bene, invece Guitry è tutta un'altra cosa, quindi il gioco è una passione meravigliosa, è la cosa, è una volontà, uso questa, è una volontà incredibile. Dice, chi vince, il vero giocatore, quando vince 1000 franchi, non ha vinto 1000 franchi, ma ha vinto i primi 1000 franchi di una fortuna che lui si immagina incredibile. Poi c'è il giocatore, poi non vince o perde, no, il giocatore, il vero giocatore, o vince o non vince. Non perde mai, ma vince o non vince. Non perde mai, o vince o non vince. Poi quando scrisse questo libro, libro che ebbe un grande successo, lui disse, altra battuta di Tri, ma a questo punto posso dire che tutte le ore passate davanti, passate al tavolo verde, sono state ore di lavoro, per me. In qualche modo poi mi hanno ispirato questo libro. Poi altre cose sul gioco, ha scritto all'interno di un libro di memoria tutto un capitolo che forse un piccolo editore potrebbe ripubblicare, sono tutte diciamo, considerazioni sul gioco. Lui parlava anche del gioco e del destino, dice il gioco è il caso è il destino. Il destino che cos'è se non Dio? Tutto sommato il vero giocatore è uno che crede in Dio. Sì, sì, tanto che in molti suoi film ci sono dei tentativi di raggirare il destino, no? Sì. Ad esempio in Bonne Chance c'è questa cosa come dire, che apre anche gli spettri direi psicanalitici e surrealisti nel suo cinema, che secondo me vanno un po' valutati, che è il fatto che lui con Jacqueline de Brubac in Bonne Chance cerca di sedurla, ma per averla comunque la adotta, no? E qui lì è un po' come barare, no? Cioè lui non sa come finisce, ma al contempo apre un'altra strada, e questa cosa del raggiro, dell'artificio, della truffa è evidentemente una delle cose che interessa Guitry, il gioco, l'azzardo, il caso, il destino. Che pare che avesse preso anche delle lezioni da un prestigiatore quando fece il film, mi piaceva l'idea, sì, sì. E lì ci sono dei giochi. Sì, sì. Però ecco, quello che mi premeva, visto che vedo Diana che si sì, fa dei segni, no, beh, mi sembra finito, ma è come dire, rimarcare il fatto che oltre ad essere un grande drammaturgo e quindi un grande scrittore di commedie, di dialoghi, di aforismi, un cineasta della parola, Guitry è veramente anche un artista della parola, è veramente anche un grande cineasta, cioè è uno che ha inventato delle forme cinematografiche che hanno veramente come dire, cambiato il modo di vedere il cinema, no? E anche tutta quella cosa che vi dicevo della rincorsa del padre, del gioco vertiginoso con questa figura, è veramente un'opera, quella di Guitry, che anche tutta una nella, come dire, nel brio della commedia si agitano dentro degli struggimenti e dei fantasmi veramente di una profondità, direi proprio surrealista, no? Molto anche radicale, insomma. Facciamo suonare il gong, vogliamo chiedere delle quindi domande. Quindi anche noi, volevo dire che anche noi abbiamo celebrato qualcosa legato al caso, perché casualmente ne abbiamo pescate solo due. Le abbiamo portate un po' dove volevamo. Sì, 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 sono stati quei testi, ma è che, come diceva uno, qualsiasi digressione è una progressione per noi. Esatto, e voglio poi insomma proseguire il discorso sul caso e sul gioco, perché ciascuno di voi ha una carta in mano. Accidenti! E qui... Questo è un colpo di teatro alla Guitry, complimenti al direttore, a chi lo ha. Chi lo fai scegliere a loro? Ma che responsabilità! Ma ci sono. Una carta blu? Sì. Addio. 5 di picche. Chi che
Chi l'ha? Ok. Ma cosa ha vinto? Vinto il Blu-ray da poco. Ah, bene. Ha vinto il Blu-ray? Donna di quadri. Ecco. Ah, ma questo lo volevo io, però. Anch'io lo volevo. Questo qua, beh, vabbè, ce lo dividiamo noi due. Pesca la cinque di picche? Ce l'ho io. Otto di picche era in fondo. Ne avevamo un paio di carte da dover dare anche a noi. Io volevo ringraziarvi tanto per... Grazie a voi. Grazie a voi. Per l'invito. Anzi, dopo l'uscita. Grazie a tutti per la partecipazione. Grazie.